Benvenuti e bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video in cui vi racconto 5, quindi sarebbero 10, 5 serie TV che mi sono ovviamente piaciute e che quindi vi consiglio di guardare. Allora, le ho selezionate, ci sono dei generi vari, non c'è solo un genere, eccetera. E niente, direi di iniziare visto che questi video come sempre sono lunghini perché io poi mi diverto a chiacchierare e a raccontare. Allora, la prima che ho guardato un po' di tempo fa si chiama Gli Inviati. In realtà ha un titolo in spagnolo perché la serie originale è spagnola, quindi Los Inviados. È bella, è una bella serie perché è tra il, possiamo dire, paranormale, misteri, eccetera, però è anche molto comica, è anche molto divertente, diciamo. E in pratica ha due stagioni. Io l'ho viste tutte e due e diciamo che entrambe, cioè nel senso non c'è un filo conduttore, quindi la prima stagione ha questi protagonisti che seguono un caso, la seconda stagione sempre gli stessi protagonisti però su un altro caso. Quindi secondo me si potrebbe anche decidere di vedere solo la prima o solo la seconda. Io le consiglio tutte e due ovviamente perché soprattutto nella prima magari si introducono un pochino di più personaggi. Quindi adesso vado a raccontarvi la trama della stagione 1. Due sacerdoti della Congregazione Vaticana per la Dottrina della Fede arrivano a San Acacio, una cittadina del Messico, come inviati. Questi vanno con l'obiettivo di verificare una presunta guarigione miracolosa da parte di un altro sacerdote che scompare misteriosamente. Poco dopo essere arrivati lì, trovano in periferia una comunità psichiatrica che sembra nascondere più di un segreto sui miracoli e le sparizioni che avvengono. I religiosi temono così per la loro vita, mentre la loro fede è portata all'estremo. Allora, c'è da dire che tutto parte appunto da due sacerdoti. Uno è del Vaticano, quindi di Roma, diciamo italiano, e l'altro invece è uno spagnolo, quindi un prete che abita e vive in Spagna. Questi due vengono inviati, quindi si mettono, diciamo, insieme, vengono mandati in questa cittadina, San Acacio, come dicono loro, e appunto hanno il compito di indagare su questo mistero. Ovviamente la cosa che fa ridere è che il sacerdote, diciamo, del Vaticano è molto molto poco sacerdote, nel senso che di sacerdote ha veramente poco, perché lui è molto scettico, crede più quasi alla scienza che alla religione, non crede a magari possessioni o insomma diavoli, queste cose qua, pensa sempre che ci sia sotto dell'altro, eccetera, mentre l'altro è un pochino più religioso, diciamo, quindi lui crede magari nella possessione, crede magari nel appunto che ci sono forze maligne, dei misteri che non possono essere spiegati, eccetera. E quindi ovviamente ci sarà sempre questo contrasto, questo conflitto tra uno e l'altro che si battibeccano. Altro personaggio abbastanza importante della serie, che è molto bello come personaggio, molto simpatico, è un apprendista, diciamo, suora che lavora al Vaticano. In realtà questa ragazza sta scappando, si è rifugiata in Vaticano perché la mafia la sta cercando praticamente, per la famiglia, eccetera, c'è tutta la storia dietro, e quindi l'hanno presa come protezione dentro appunto a questo Vaticano, e lei aiuta da Roma questi due sacerdoti, soprattutto quello che era Roma ovviamente, e facendo magari qualche ricerca, eccetera. La serie, come ho detto, è molto carina, molto simpatica, ci sono dei momenti anche che fanno veramente ridere, e io ve la consiglio. Non è una serie proprio che mi ha fatto impazzire da dire ok, la serie delle serie, però comunque ci sta, è simpatica, se vi piace anche un po' il mistero, non è male, i personaggi sono simpatici e la storia molto carina. La seconda stagione non ve la vado a raccontare, comunque la seconda stagione in breve breve praticamente parla di tre donne, tre suore che sono cieche, e da lì c'è tutta una specie di come posso dire, mistero, eccetera, e questi qua andranno a indagare lì, però è un'altra storia. Poi, aspettate un secondo, andiamo con questa serie TV, che è una serie TV comica,
E mi ha fatto veramente divertire. L'ho trovata una serie veramente carina, fatta bene. E l'attore Sermonti, Pietro Sermonti, è stato, secondo me, in questa serie bravissimo e perfetto. È un attore che mi piace in generale, però in questa serie, secondo me, era proprio la persona perfetta per quel ruolo lì. Non so se sapete di cosa si tratta, è abbastanza famosa la serie perché era stata tanto pubblicizzata su Prime a dicembre, gennaio, così. E adesso vado a leggervi la trama. Alfonso e Margherita sono una coppia stanca. Per cercare di risollevare la loro relazione, i due si sottopongono alla terapia di coppia da Costanza. Alfonso non vuole fare la fine del padre, che odia tra l'altro, e che ha perso la donna che amava perché andava a letto con chiunque. Ma non è l'unico problema di Alfonso. Il padre Giacomo, De Sica, infatti ha appena avuto un infarto per colpa di due cialtroni. Ha appena avuto un infarto e per colpa di due cialtroni ha perso il lavoro nell'orologeria da dove lavorava. In più, per caso, scopre che la moglie se la fa, scritto un po' male, vabbè, se la fa con la psicoterapeuta. Da quel momento la vita di Alfonso cambia radicalmente. Prima di tutto si trasferisce dal padre perché non ha più una casa dove stare, poi accetta la proposta indecente di fare il gigolò al posto del padre Giacomo. In questo modo può racimolare i soldi che deve a il suo datore di lavoro, diciamo, e a dei criminali che lo minacciano. Allora, detta così sembra quasi una serie di spionaggio, ma vi giuro che è veramente molto simpatica. Ma tanto tanto c'è appunto De Sica che lavora, Avi Argento, Ambrangiolini e Pietro Sermonti. Questi sono i protagonisti principali. E niente, mi fa morire da ridere perché questo ragazzo, Alfonso, quindi Sermonti, è proprio il classico ragazzo che è di questo mondo gigolò, insomma, abbiamo capito, no? Quel mondo lì, lui è proprio quasi un santo, nel senso che per lui era solo lui, sua moglie, cose normalissime, niente cose strane, eccetera. Quindi viene catapultato in questo mondo molto pittoresco, diciamo così, pieno di fantasie, pieno di, insomma, cose particolari, e dove lui all'inizio dice: Oh mio Dio, io non mi ci trovo, cioè, e fa veramente morire dal ridere perché è veramente bravissimo, cioè, è proprio l'ultima persona che ti immagini che possa fare il gigolò. E niente, è carina, veramente una serie carina, leggera. A volte un pelo stupidina, però neanche tanto. Molto carina, ecco, molto carina e consigliata anche per il periodo estivo, che comunque ci sta, che sia un po' più leggero come serie, non andiamo a prendere robe pesanti. Molto, molto carina. Ok, poi un'altra stagione, c'è cioè un'altra serie che mi è piaciuta tantissimo e era un po' che la volevo vedere, poi tra una cosa e l'altra la lascio sempre in archivio, poi ce l'ho fatta. Si chiama Un'estate fa. Allora, Un'estate fa è una serie TV italiana praticamente ed è veramente molto carina e ben fatta. Ora vado a raccontarvela qua. Il racconto inizia nell'estate 1990, quando Elio e Arianna, insieme ad un gruppo di amici, partono per un viaggio in campeggio vicino a Roma. Questa scoperta riaccende i ricordi di Elio, che si trova a dover ricostruire gli eventi di quell'estate e la scomparsa della sua amica. Trama del cavolo, scusate, sapete che come ho già detto in altri video le trame sono come sono, questa l'ho trovata un po' breve, un po' così. Per farvela capire meglio devo raccontarvela questo perché così si capisce poco. Allora, intanto per cominciare la serie si divide in due parti, ovvero 1990, quindi l'estate dove erano giovani, ragazzini, bla bla bla, e adesso, quindi 2023-2024, no, 2023 credo, perché era la serie, sì, penso che era del 2023, sì. E quindi ragazzino adulto, lui è Lino Guanciale da adulto, da ragazzino non so chi è l'attore, comunque gli assomigliava pure parecchio. E cosa succede? Che da adulto lui vive la sua vita tranquilla, ha sempre dei mal di testa molto forti, eccetera, ed è un po', tra virgolette, odiato da molte persone perché pensano che lui abbia fatto del male a una ragazza nell'estate del 1990, quindi tanto tempo prima. Lui non si ricorda nulla, un blackout totale di quell'estate, non si ricorda niente. Finché un giorno ha un incidente in macchina, finisce in coma
E quando si risveglia è come se lui fosse nel 1990, ma è come se lui fosse veramente lì, cioè nel senso lui è, si vede come quando era ragazzino, però di testa è l'adulto, possiamo dire così. E da lì comincerà ad avere dei flashback di quell'estate, ci saranno dei momenti in cui lui ricorderà quell'estate e riuscirà pian piano a capire che cosa era successo, a capire com'era morta questa ragazza Arianna, insomma, tutte delle cose molto ben fatta, molto belle le vibes estive, soprattutto quando va indietro nel tempo, quindi 1990 ricorda molto proprio la classica estate italiana, quindi spiaggia, giocare a pallone, fa vedere i mondiali, il chioschetto, molto molto belle queste ambientazioni così. La vita con insomma i ragazzi, gli adolescenti che fanno le feste, che vanno per vedere le ragazze, tutte queste cose, e dall'altra parte appunto la vita d'adulto, quindi con sua moglie, la figlia e tutte queste cose qua. Molto molto bella, ben fatta, qua dice drammatica, sì, direi che è giusto come genere. Ed è super consigliata. Questa c'è scritto che la puoi trovare su Now. Invece, Gli Inviati io l'ho trovata in streaming, gigolo per caso su Prime, e questa appunto su Now. Poi ho guardato la famosa, adesso questa ne stanno parlando tutti, è piaciuta a tutti, è bella bella, si chiama Maxton Hall ed è veramente carina, anche a me è piaciuta, devo dire, nonostante il primo episodio mi abbia un po' annoiato. Secondo me il primo è un po' introduttivo, ma un pochino noiosetto, poi però si riprende soprattutto se anche qua volete qualcosa di leggero e storia d'amore classica, quindi ragazzo che sembra cattivo, diciamo, un po' il riccone della situazione, menefreghista, e invece la ragazza più normale, più povera, più diciamo acquazzapone, così. Due in realtà che non si incontreranno mai, eccetera, che invece poi si innamorano. Ora vado a leggervi la trama, ma più o meno vi ho detto tutto. Quando Ruby scopre involontariamente un segreto esplosivo alla scuola privata Maxton Hall, l'arrogante ereditario milionario James Beaufort deve fare i conti, a suo malgrado, con l'arguta ragazza, ma è determinato a mettere a tacere Ruby. Ma la loro accesa battaglia fa scattare sorprendentemente una scintilla. Sì, in pratica è questa la trama, ragazzi. C'è una scuola, tra l'altro ambientazione che boh, sarei già là perché è stupendo quel castello. Ho letto che deve essere un castello, se non sbaglio, o in Inghilterra o in Germania, non mi ricordo bene, però è stupendo, un po' tipo Hogwarts per dire, proprio quelle vibes lì bellissime, quindi bellissimo. Scuola molto prestigiosa dove praticamente solo i ricconi vanno, in poche parole. Lei è riuscita a entrare grazie a dei meriti perché è molto brava a scuola e ambisce, diciamo, l'ambizione di andare ad Oxford. E siccome entrare in questa scuola già ti dà dei punteggi, delle cose, poi lei è brava, eccetera, eccetera, cerca di prendere la borsa di studio per andare a Oxford. In tutto ciò c'è appunto lui, questo James, che lei non sopporta perché dice: per carità, quello lì è il classico belloccio della scuola, ricco, che fa tutto quello che vuole, eccetera. Però diciamo, per varie vicende si trovano sempre a essere negli stessi gruppi, a lavorare insieme, eccetera, e quindi poi scatterà la scintilla, anche perché si scoprirà che lui non è in realtà il ragazzo che tutti dipingono, quindi non è l'arrogante, non è cattivo, eccetera. In questa serie io vi giuro avrei preso schiaffi dall'inizio alla fine il padre del ragazzo perché è veramente un personaggio cosiddetto i villains, no? I cattivi, pazzesco, cioè per me è uno dei più cattivi delle serie che abbia mai visto perché è veramente uno STR puntini puntini, mamma mia, veramente insopportabile. Molto carina la serie, avrà una seconda stagione sicuramente perché ha avuto successo, eccetera. E questa è su Prime. Ora, l'ultima, sempre mi mangio i capelli se ce li ho sciolti. L'ultima è un po' particolare, l'ho vista un po' di tempo fa e è un nì, nel senso che è carina come serie. Soprattutto questa invece all'inizio, secondo me, all'inizio è molto carina, ti prende, sei curiosa, eccetera. Dopo diventa un pochino
più pesante forse, se vogliamo, un pochino più così, però comunque mi è piaciuta nel complesso. E quindi ve la consiglio e questa si chiama, se riesco a dirlo, One Trillion Dollars. Allora, questa mi pare che era su Paramount Plus, quindi se avete Prime e avete l'abbonamento aggiuntivo, mi pare che c'è anche lì. E ve la vado a raccontare, questa trama è abbastanza completa. Allora, dunque, la serie racconta di un corriere, John Fontanelli, che vive a Berlino e grazie a un'eredità diventa l'uomo più ricco del mondo. L'eredità è legata a un'antica profezia sulla salvezza dell'umanità e attira l'attenzione di potenti antagonisti che fanno di tutto per fermarlo. John, infatti, non è l'unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa e che col passare del tempo è cresciuta fino ad essere un trilione di dollari. Cosa faresti se all'improvviso sei miliardario, ma devi con questa cifra salvare il mondo? Questa è la domanda alla base del thriller in 6 episodi che vede un cast internazionale. Abbiamo anche la Mastronardi e un sacco di altri personaggi famosi, eccetera. Ebbene, questa è la trama. Praticamente sto ragazzo passa da fare possiamo dire, qua dice il corriere, sì, fa tipo il delivery, quindi porta i cibi, i pacchetti, queste cose qua. Diventa miliardario secondo una leggenda, una profezia, no? Una cosa del genere. E quindi che cosa succede? Che lui subito non ci crede, dice: Ma che stanno dicendo? Io non ho eredità, io non ho parenti ricchi, ma dove l'ho presa tutta sta poi un trilione di dollari che neanche riesco a immaginare quanti soldi siano. E invece a quanto pare è proprio così. Però ovviamente non è facile perché secondo la profezia appunto questa persona dovrebbe usare questi soldi per andare a migliorare il mondo, quindi non può usarli per se stesso praticamente, può ovviamente ne ha talmente tanti che può, però deve anche pensare soprattutto all'umanità e quindi c'è tutta un po' una questione politica, si mettono a fare tutte le analisi, cosa possiamo fare, possiamo aumentare i posti di lavoro, possiamo creare questo. Ci sono queste cose qua, e in più ovviamente avrà molti rivali perché molti vogliono tipo cercare di ucciderlo per prendere il posto suo nell'eredità, perché in questa profezia c'era una specie di gradatoria di eredi, e insomma tutte queste cose qua. È un pochino noiosa solo per la parte appunto politica, diciamo, di statistiche, mercato, banche, eccetera. Quella è la parte un pochino noiosa. Però nel complesso non è una brutta serie, mi è anche piaciuta, devo dire, se no non ve la consigliavo. E non lo so se avrà una seconda stagione, non mi sono informata su questo, magari ve lo scrivo. Potrebbe averla, perché se non sbaglio ha un finale abbastanza ok, però potrebbe continuare, quindi forse avrà una seconda stagione, non lo so di preciso. Comunque, ragazzi, questo era il video di oggi, sempre bello lungo, sempre bello chiacchiericcio, ma è così e ne metto solo 5, pensate ne mettessi 8, 10, per carità. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere in un commento come sempre se le avete viste, quale vi ha incuriosito, se ne guardate adesso, fatemi anche sapere se guardate qualcosa adesso perché mi piace prendere spunto anche da altri che magari mi danno un titolo decente che non conosco. E niente, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, un bel like e un commento. Alla prossima e ciao a tutti!